Poracci, ci siamo, manca ormai soltanto un giorno al Nintendo Direct. Vi ricordo che l'appuntamento è per domani alle 17.30. Seguiremo insieme tutto l'evento che durerà 40 minuti e anche le 3 ore di Treehouse a seguire. 3 ore di Treehouse, vabbè. Mi raccomando, venite perché l'hype è a 1000. Ma anche stasera c'è un appuntamento molto speciale, doppio tra l'altro. A partire dalle 21.30 sarò in live per seguire sia l'evento Limited Run Games che la stream di Capcom. Il primo sarà un appuntamento dedicato a tutti i collezionisti di videogiochi e Limited Run Games ha promesso che verranno presentate ben 25 nuove edizioni fisiche, tra le quali ci saranno anche delle esclusive Switch, mentre il secondo sarà un appuntamento imperdibile per tutti i fan Nintendo. Capcom ha infatti confermato che il focus principale della serata saranno Monster Hunter Rise, Monster Hunter Stories 2 e The Great Ace Attorney Chronicles, ma di sicuro ci saranno anche delle belle sorprese e c'è chi parla di un possibile Resident Evil in esclusiva su Switch. Per me sarà un'altra serata imperdibile, mi raccomando, vi aspetto! Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi dal vivo e senza filtri. Oggi dobbiamo parlare di tantissime cose, di Mario Rabbids The Sparks of Hope, della conferenza Microsoft di ieri sera e di GameStop che potrebbe aver leakato proprio lei, Nintendo Switch Pro. Ma non solo, come al solito prima di iniziare vi invito a supportare il mio lavoro con un piccolissimo gesto, lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social, in particolare Instagram. Poi se volete potete sempre offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi dove tra l'altro troverete i memini in HD. Partiamo! Prima di tutto, ci sono importanti aggiornamenti riguardo ad alcune notizie che abbiamo trattato precedentemente. È stata confermata infatti l'esistenza dei poster di Zelda, ma purtroppo non sono legati a quello che ci aspettavamo. L'utente Twitter Wario64 è andato direttamente da GameStop ad informarsi e a quanto pare il poster è pensato per una promozione che avrà inizio questa settimana, ma non è legato necessariamente ad un annuncio a tema Zelda. Nei GameStop nordamericani, quindi ancora niente per l'Europa, chiunque supererà una spesa in negozio di $30 riceverà questo poster in omaggio. Niente di più, niente di meno. Per gli annunci a tema Zelda dovremmo aspettare ancora un po', a quanto pare. Poi ne avevamo parlato in qualche TG Poro, ma ora il rumor è realtà. Ieri sera, durante lo Square Enix Presents, è stato svelato Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin, lo spin-off della popolare serie di JRPG sviluppato dal Team Ninja e dall'impostazione Souls-like. Quanto mostrato non ha impressionato molto il pubblico, anche se a me un po' ha incuriosito, ma il vero fail, purtroppo, è che la demo disponibile per PS5 sul PlayStation Store è stata caricata corrotta, quindi al momento è ingiocabile. Non il migliore degli inizi per questo nuovo progetto. E per finire, come preannunciato, Gabe Newell, il capo di Valve, è intervenuto durante il PC Gaming Fest di questa notte per fare un big announcement. Di cosa si è trattato? Valve ha svelato Steam Pal, la nuova console pensata per rivaleggiare con Switch? Ma che, semplicemente, Newell ha rilanciato l'evento della Steam Next Fest, previsto per i prossimi giorni. Appuntamento già noto al pubblico, che si concentrerà sulle demo di prossima uscita. Insomma, un clamoroso buco nell'acqua, altro che hype. Situazione ben diversa per la conferenza Ubisoft, che nonostante un ritmo a tratti un po' soporifero, ha saputo emozionare tutti i fan Nintendo con un annuncio a sorpresa, ovvero il reveal di Mario Rabbids 2 Sparks of Hope. Ecco quindi tutto quello che c'è da sapere su questo nuovo crossover. Dietro a questo secondo episodio di Mario Rabbids c'è nuovamente il team di Ubisoft Milano, capitanato da Davide Soliani, con al supporto quello di Ubisoft Parigi. Nelle intenzioni, Sparks of Hope sembra voler riproporre tutto quello già visto nel primo episodio, ma questa volta è espanso e migliorato. Già il setting dell'avventura sembra di più ampio respiro, con un'ambientazione non più relegata al solo regno dei funghi, ma che vedrà il team degli eroi nell'esplorazione di un'intera galassia nel tentativo di eliminare la minaccia di Cursa, villain che sta corrompendo con una melma scura tutti i pianeti, ma di cui non sappiamo ancora nulla. Trattandosi di un viaggio galattico, l'immaginario di Sparks of Hope non poteva che espandersi nella direzione di Super Mario Galaxy. E se questa volta Rabbids Rosalinda sarà un personaggio giocabile, ruolo fondamentale tanto nel gameplay che probabilmente nella trama, viene assunto dagli Sparks,
ovvero le versioni conigliesche dei Luma e gli sfavillotti in italiano. Nel trailer se ne intravedono di diversi tipi, ognuno sembra essere associato a un potere elementale e molto probabilmente rappresenteranno la chiave per poter eseguire potenti mosse speciali. Esplorazione e combattimento sono state completamente riviste in Sparks of Hope, che sembra abbracciare un'impostazione più open world del precedente capitolo. Al cambio di telecamera nell'overworld si aggiunge anche la presenza dei nemici sulla mappa, che una volta toccati trasporteranno il team degli eroi all'interno dell'arena di combattimento. Qui il movimento a griglia sembra essere stato rimpiazzato da un sistema di controllo diretto che permette spostamenti liberi all'interno del raggio d'azione, rendendo i combattimenti decisamente più action. Secondo gli sviluppatori, intervistati da IGN, il combattimento ora più che ricordare XCOM mira verso i territori di Divinity Original Sin. Lo stesso Soliani ha dichiarato che si tratta più di un seguito spirituale che di un seguito diretto, e Sparks of Hope vuole approcciarsi al genere tattico in modo rivoluzionario, rendendo tutto più fluido e dinamico, ma non per questo tralasciando l'aspetto tattico dell'esperienza. Sul sito ufficiale è riportato che si potranno scegliere ben 9 eroi per formare il proprio team, e con una data di uscita prevista per il 2022 c'è ancora tantissimo da scoprire a proposito di Sparks of Hope, che di sicuro ha ancora molte sorprese da mostrare. Voi poracci, cosa ne pensate di quanto visto fino ad ora? Ieri si è svolta la conferenza di Microsoft e Bethesda e questa volta le aspettative erano parecchio alte. Se eravate presenti ieri live già sapete cosa ne penso. Credo che Microsoft abbia tirato fuori non solo una delle sue migliori presentazioni di sempre, ma di sicuro quello che per ora è stato anche il punto più alto di questo E3 2021. Partiamo dal primo punto a favore di questo showcase, ovvero il ritmo. Dei 90 minuti di presentazione direi che neanche uno è stato buttato. Non c'è stato spazio per approfondimenti soporiferi o chiacchiere superflue. I soli e unici protagonisti sono stati i giochi e si sono visti annunci per tutti i tipi di giocatori. Se Microsoft e Bethesda hanno deciso di iniziare subito col botto, calando l'asso con l'esclusività di Starfield, di cui purtroppo ancora non si è visto nulla di concreto, e la rassicurazione che sarà presente sul Game Pass dal day one, come a lanciare il guanto di sfida a Sony, i seguenti annunci non sono stati di certo dei riempitivi. Il protagonista assoluto è stato il Game Pass, ormai cardine dell'offerta di Microsoft, e sebbene molto di quanto mostrato sia previsto per il 2022, a mio avviso è impossibile non rimanere galvanizzati da un'offerta del genere. Vi consiglio di recuperare tutta la presentazione, perché ogni annuncio meriterebbe un piccolo approfondimento. Io dico che, secondo me, delle scelte vincenti sono state quelle di rendere il multiplayer di Halo Infinite free to play e di garantirne l'uscita per la fine del 2021. La presentazione di Forza Horizon 5, che ha raggiunto una qualità grafica a dir poco spettacolare, mettendo in mostra, forse per la prima volta, i muscoli di Serie X, così come il gameplay trailer di Stalker 2, o la rinnovata enfasi sull'offerta del Game Pass. Da un punto di vista più soggettivo, ad incontrare i miei gusti da giocatore, ci sono stati sicuramente l'arrivo di Yakuza Like a Dragon sul Pass, il focus su Psychonauts 2 in uscita ad agosto, una piccola anteprima di Ayuden Chronicles ancora purtroppo lontanissimo e l'annuncio del seguito di A Plague Tale, di cui tra l'altro è stata confermata una versione in cloud per Nintendo Switch. Le uniche pecche della conferenza sono state a mio avviso l'assenza del nuovo Fable, di cui al momento abbiamo visto solo un teaser in CGI, e il reveal del nuovo progetto di Arkane, Redfall, lasciato in chiusura dell'evento. Anche qui si tratta di un trailer in CGI che lascia intuire ben poco delle potenzialità effettive del titolo. Per me, un'occasione sprecata. Per il resto è impossibile essere scontenti e credo che il percorso di redenzione di Microsoft sia giunto al suo termine. Ora come ora, l'ecosistema Xbox non ha nulla da invidiare a quello PlayStation e una volta che le console torneranno disponibili sul mercato, mi aspetto che lo strapotere di Sony sia messo in crisi da un'offerta impareggiabile come quella del Game Pass. E finalmente, dopo una lunghissima e interminabile settimana senza poterla nominare, si torna a parlare di lei, di Switch Pro. Ah, quando ci vuole, ci vuole. E anche in questo caso è GameStop che ci ha messo lo zampino, riaccendendo le speranze di tutta l'utenza Nintendo. Vediamo cos'è successo. In Nord America GameStop ha fatto partire una nuova campagna per la valutazione dell'usato da riutilizzare per l'acquisto di nuove console. Una sorta di incentivo alla rottamazione, per ingrandire il proprio magazzino,
che tutto sommato offre delle valutazioni interessanti in alcuni casi. Riportando indietro le proprie console si ottiene il credito indicato nella colonna a destra. Va da sé che le due versioni di Nintendo Switch, V1 e V2, valutate $225, fanno riferimento a quella originale e a quella con la scatola rossa uscita nel 2019 in concomitanza con l'arrivo di Switch Lite. Ma non è questo ad aver allarmato tutti quanti, più che altro il disclaimer presente in fondo al banner pubblicitario. Nei termini e condizioni della promozione è specificato che l'offerta è valida solo per i rientri in funzione di un acquisto di una new Nintendo Switch, Switch Lite o Xbox Series X e S. È quel new con tanto di N maiuscola ad aver fatto impazzire l'utenza. In fondo si tratta di uno dei papabili nomi della fantomatica Switch Pro, uno dei più quotati se si guarda la recente storia del 3DS e delle sue revisioni. Che GameStop abbia inavvertitamente liccato l'esistenza di questa nuova Switch? Io, poracci, direi proprio di no, si tratta di un semplice errore ingigantito dall'isteria che si sta muovendo intorno a questa piattaforma. Il new, probabilmente, è riferito al fatto che il credito vada riutilizzato verso hardware nuovo e non usato, e va associato quindi a Switch Lite, Xbox Series X e S. La promozione poi è già partita in teoria, ma di New Nintendo Switch ancora non abbiamo visto l'ombra. Che sia per essere annunciata nel Direct di domani? Quel Direct dove la Nintendo stessa ha ribadito che l'attenzione sarà solo verso i giochi? Siete liberi di volare con la fantasia, ma per domani non credo proprio accadrà nulla di tutto questo. Come riportato da un giornalista di Forbes e come confermano i rumor di un imminente restock di console next gen negli store nordamericani, GameStop si sta semplicemente preparando all'arrivo di nuove scorte di Switch e non di una nuova Switch. Quindi io direi di non arrovellarci troppo intorno a questo rumor e concentrarci sul Direct di domani. Bisogna direzionare nel modo giusto l'hype. E questo, poracci, era tutto. Come al solito vi aspetto nei commenti per discutere di tutte le notizie del giorno e vi do appuntamento anche a stasera a partire dalle 21:30 per una bella e lunghissima live poraccia. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e ci vediamo alla prossima. Io sono il Poro Showcase, Michele Hope. Ciao!